I will ask Paola Valentina to help with our foreign friends. But usually Andrea can be understood in any language, so don't worry. Bye. I am Italian and I speak Italian. È meglio per tutti. Italia first. Mi è stato chiesto di spiegare qual è il lavoro per essere ragionevolmente certi di aver operato una eradicazione. Ci provo. Un po' di cose le avete viste, qualcuno però ieri non c'era. Abbiamo un'area di circa 12 ettari di parchi urbani in cui dal 1966 esisteva, uso il tempo passato, una abbondante popolazione di scoiattoli grigi. L'ambiente è particolarmente vocato, ricco per questi animali, sia l'ambiente inteso come piante, come orografia, alberi di alto fusto, sia come ambiente umano. Gli scoiattoli grigi sono molto amati dalle persone, le ipernutrono, quindi questi si riproducono. Abbiamo il responsabile, potremmo far pagare a lei, ma temo che non pagherebbe, ci sia la prescrizione per tutto questo guaio che è stato fatto, solo per motivi estetici e ornamentali. Per anni abbiamo fatto censimenti, convinti che questi scoiattoli, e saremmo stati veramente felici, rimanessero all'interno dei parchi di Nervi, dove non creavano nessun problema. Invece, anno dopo anno, pur essendo costante il numero di scoiattoli, diciamo intorno a 200 animali, facendo controlli con AirTube, abbiamo visto che in alcune aree i piccoli invasori sono riusciti ad arrivare. E questo è stato il loro problema e il nostro problema. Perché? Perché in queste aree l'ambiente può permettere l'insediamento di una popolazione prospera e stabile e la futura invasione di tutto il territorio circostante. Questo sempre che cani e gatti di ville vicine lo permettano, perché tutto sommato, anche se c'è un forte fenomeno di immigrazione, all'intorno ci sono strade, automobili, ma soprattutto ville con cani e gatti. Noi speravamo che questo fosse un deterrente sufficiente. C'è stato questo progetto, io vorrei ricordare che il progetto è per la salvaguardia dello scoiattolo rosso. Purtroppo l'eradicazione dello scoiattolo grigio è un evento spiacevole. Gli scoiattoli grigi sono animali bellissimi e meravigliosi. Non vogliamo, non è contro di loro, è per lo scoiattolo rosso. Quindi abbiamo immaginato ci fosse un'area sorgente dove un centinaio di scoiattoli fossero costretti all'immigrazione e dove alcuni finissero nelle aree pozzo, nelle aree gorgo. E abbiamo controllato più o meno con un raggio di 3,5 km per vedere se la cosa funzionava, se gli animali c'erano o non c'erano. Questo è il gioco quando ci piace vincere facile, l'area di cattura nella zona sorgente. Poco sforzo di cattura, qua invece il gioco è stato molto molto più difficile. Qui all'inizio, per gli ultimi tempi, è diventato complesso anche questo. Abbiamo cercato di capire però quanti scoiattoli rimanessero quasi al termine delle catture nell'area sorgente. Quindi alcuni scoiattoli, anziché essere sterilizzati e liberati in un parco urbano abbastanza lontano dai parchi di Nervi, sono stati sterilizzati, sono stati marcati con un buco nell'orecchio e sono stati dotati di un microchip, cosa che avviene a tutti gli scoiattoli. In più, a questi, per riconoscerli facilmente, abbiamo fatto tosare la parte finale della coda. Io volevo lasciare questa, togliere l'altra come i barboncini, ma i veterinari non hanno voluto sentire ragioni. Quello che abbiamo visto sono due o tre aspetti importanti. Uno, senza volerlo, abbiamo visto che su 17 animali catturati, marcati e liberati nei parchi di Nervi, ben 15 sono sicuramente sopravvissuti. E alla fine,
della ricerca sono stati liberati nell'altro parco urbano. La mortalità è stata accertata di un animale schiacciato da un'automobile, ma questo poteva succedere a qualsiasi animale, e uno che è misteriosamente scomparso. Questi sono i risultati delle varie catture e abbiamo visto che alla fine potevano rimanere nei parchi di Nervi qualcosa intorno a una coppia di scoiattoli. Niente di più, niente di meno. C'era una buona percentuale di errore, erano un po' di più di una coppia. Perché questa è un'operazione molto difficile? Per tutti questi motivi. Ci sono molti aspetti favorevoli agli scoiattoli e alcuni aspetti che possono essere favorevoli a chi vuole compiere questa difficile azione. Gli scoiattoli hanno un ambiente molto favorevole da tutti e due i punti di vista. Hanno un tasso riproduttivo molto elevato e a densità medio-basse sono in grado di raddoppiare le loro popolazioni in tempi molto brevi. Una parte della cittadinanza, e questo è lecito naturalmente, ci ha contestato. È stato anche lecito che abbiano fatto ricorsi al TAR, però questo ha ritardato molto il nostro lavoro e forse questo ha originato fenomeni di, io dico sabotaggi, ma questi sono furti e sabotaggi, trappole spaccate, devo dirvi neanche tantissime. Tutto sommato, qui ecco la, se devo dare un consiglio a qualcuno, la risposta è sempre stata immediata. Il giorno dopo il furto, il danneggiamento della trappola, i sabotatori hanno trovato un'altra trappola nello stesso posto. Come dire, avete tempo da perdere, noi abbiamo degli scatoloni di trappole che non finiscono più, potete continuare, solo che noi lo facciamo legalmente tutti i giorni. Voi dovete andarci di notte, correte il rischio di cadere da un ramo, correte il rischio di una denuncia per furto aggravato, per danneggiamento. Questa è una piccola differenza. Dei problemi della sterilizzazione ne ha parlato già Sandro, quindi è inutile che io ve lo rispieghi. Vi posso dire per esperienza diretta che abbiamo perso moltissimo tempo e non c'è stato quel risultato in approvazione sociale che forse ci saremmo aspettati. Positivi per il progetto LIFE. Beh, prima di tutto il comportamento dello scoiattolo grigio. Si dice nell'arte della guerra che non si può sconfiggere un nemico invisibile. Lo scoiattolo grigio è visibilissimo. Lo vediamo sempre, abbiamo fototrappole, tubo, una rete di spie infinite. Ma se avessimo dei dubbi, basta mettere questi foraggiatori che possono essere accessibili, che rendono accessibili le noci agli scoiattoli rossi e agli scoiattoli grigi, ma i ratti, che sono quelli che ci danno dei dubbi, se dentro una trappola mettiamo delle noci in pre-betting, il rischio è, l'ha mangiato un ratto o l'ha mangiato uno scoiattolo? Beh, qui se troviamo questo, vuol dire che lo scoiattolo grigio non c'è, perché impara molto facilmente ad aprire, i ratti non ce la possono fare. Gli scoiattoli grigi sono avidi. Io catturo qualsiasi animale, gli scoiattoli, i cinghiali, nella stagione in cui hanno tanto cibo, o se sono sazi, ma dentro una trappola non ci entreranno mai. Uno scoiattolo grigio continua a accumulare, come paperone dei paperoni, noci ovunque, anche a un metro. Vediamo gli scoiattoli che tolgono le noci e le mettono a mezzo metro, le seppelliscono a mezzo metro da dove è la trappola. Quindi questo ci aiuta tantissimo. Abbiamo anche inventato qualche piccolo marchingegno per evitare che gli scoiattoli sottraggano immediatamente tutte le noci e per fidelizzarli ai nostri posti di cattura. Per esempio questo è un foraggiatore automatico, distribuisce noccioline, in questi buchi possono entrare solo ratti o scoiattoli, ma questo è temporizzato in modo che le noccioline escano durante il giorno, quando i ratti sono meno attivi e lo sono di più gli scoiattoli. Abbiamo visto, funziona molto bene anche se alcuni scoiattoli grigi hanno adottato il sistema del self-service. Vedete, hanno bucato direttamente il bidone e si sono serviti automaticamente. Sono veramente avidi, non è? Cioè, qui dentro ci sono stati 5 kg di nocciole. Li hanno svuotati comunque in breve tempo. Poi avete già visto ieri questi dispensatori di noci e nocciole.
lo scoiattolo è costretto a visitarlo, prova a rosicchiare il legno, pian piano riesce, arriva una noce, due noci, ma questo vuol dire che per una settimana lui continua a frequentare questo luogo. Quindi, in questo modo noi abbiamo tante visite da parte degli scoiattoli grigi. Abbiamo avuto un pochettino, non è stata la gelata per le nutrie, ma una tromba d'aria, è brutto dire queste cose, ma una tromba d'aria ha distrutto il 30% degli alberi d'alto fusto, dei parchi di Nervi. Questo quando gli scoiattoli già non c'erano più. Gli scoiattoli non sono visibili, i visitatori dei parchi non li vedono più da circa 3 anni. Li vediamo noi con le fototrappole, ma pochi, e non ne catturiamo più e non ce ne sono praticamente più. Poi abbiamo degli alleati. Vedete, qua c'è una trappola, spesso intorno alle trappole abbiamo gatti che sono sicuramente predatori, ma anche fonte di disturbo. Gli scoiattoli grigi non sono così terricoli quando ci sono dei gatti in giro, sono costretti a muoversi in alto e non frequentano molto facilmente. Abbiamo le faine, qui c'è un problema di orari, vanno di notte gli scoiattoli di giorno, però speriamo che qualche faina cambi turno. Questo è uno sparviere, gira anche lui, è tirato in qualche modo dalle trappole. E poi questo mi piace, che è l'ultimo scoiattolo preso a Nervi, ma nei parchi ne abbiamo presi credo 2 o 3 dell'ultimo anno e mezzo. Il povero ultimo scoiattolo di Nervi è stato aggredito, forse senza motivo, ripetutamente da questo parrocchetto dal collare. Quando è stato catturato, quello scoiattolo aveva una marea di ferite. Non ho capito bene perché nidi utilizzati, nidi fatti da scoiattoli utilizzati dai parrocchetti o il contrario, però una persecuzione, è stata mezz'ora a beccarlo. La statistica gioca contro gli scoiattoli. Noi abbiamo dovuto aumentare notevolmente lo sforzo di cattura, dai primi tempi agli ultimi, di 5 volte. All'inizio bastavano 10 ore trappola per prendere uno scoiattolo, alla fine sono diventate 50. Qualche scoiattolo naturalmente conosce il significato della parola random o caso. Vedete, in un mese uno scoiattolo probabilmente conosceva anche i numeri primi, veniva una volta al mattino, un pomeriggio non veniva, 3 volte al giorno. Non riuscivamo a fare come si faceva per altri scoiattoli, che erano piuttosto regolari, timbravano il cartellino. Quindi ci ha costretto, questo non è costato 50 ore trappola, questo sarà costato 150 ore trappola. Però alla fine è stato preso. Vedete, questa è una borsa, quando gli scoiattoli vengono catturati, più velocemente possibile vengono messi al buio, senza nessun rumore, e si tranquillizzano molto. Quindi le mie conclusioni sono queste, che se fossimo in un casinò noi saremmo il banco. Noi possiamo perdere tante volte, possiamo perdere anche 50 volte, ma per lo scoiattolo una sola perdita, e quella non è fatale perché questi vengono sterilizzati, ma è quella che conta. Quindi secondo me, se noi siamo il banco, noi possiamo vincere. Grazie per l'attenzione.